Ma Bitcoin è una truffa, uno schema Ponzi oppure la rivoluzione tecnologica del millennio? Ciao, sono Zani di Turbola.it. In questo breve video vorrei fornirti la mia personalissima opinione al riguardo e un paio di elementi che possono aiutarti a formare un'opinione informata circa il fatto che Bitcoin sia effettivamente un'idea lecita oppure qualcosa studiata unicamente per rubare i nostri soldi. Seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbola.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Iniziamo chiarendo che attorno al mondo di Bitcoin e delle criptovalute c'è sempre molta confusione, si fa un pochino tutta l'erba un fascio con varie terminologie. Ad esempio, si parla di Bitcoin, Ethereum e Litecoin senza sapere esattamente che cosa sono. In prima battuta sono monete, ovvero delle stringhe che permettono di scambiare un valore, quindi possono essere inviate oppure ricevute, gestite da progetti che spesso sono in competizione fra loro. Queste sono Bitcoin e le altre criptovalute. Su che cosa si poggiano? Si poggiano sulla blockchain. Che cos'è la blockchain? È uno strumento prettamente operativo, prettamente informatico, una struttura dati in particolare che consente di salvare dati raggiungendo un consenso senza che ci sia bisogno di fiducia tra le parti. Approfondiremo fra poco questo concetto importantissimo. Ci sono poi gli exchange. Cosa sono? Sono dei siti internet sostanzialmente che consentono a domanda e offerta di incontrarsi, quindi chi vuole vendere criptovalute e chi vuole acquistarle va su questi siti di exchange e tramite un sistema di trading, un sistema di scambio prezzi e di valutazione in tempo reale avviene appunto lo scambio dei valori. Ci sono poi le attività di mining e di forging, che sono tecnologicamente molto diverse tra loro, ma si tratta comunque di tutte di attività che consentono di creare queste monete. Perché mi sono soffermato su questi concetti? Perché è importante capire che sono tutti concetti che riguardano lo stesso mondo, ma comunque sono elementi ben distinti tra loro. Partiamo quindi proprio dal parlare di blockchain e rispondiamo alla domanda: la blockchain è una truffa? Partiamo dall'idea che la blockchain innanzitutto è uno strumento prettamente informatico, è una struttura dati come può essere un database oppure, non lo so, internet stessa, si tratta solamente di tecnologia. Quindi in questo caso ha poco senso parlare di truffa, se è una tecnologia, uno strumento o funziona così così oppure non funziona del tutto, ma non è una questione economica, è appunto uno strumento abilitante per realizzare sopra la stessa dei servizi, proprio come lo sono internet e le pagine web. A cosa serve questa benedetta blockchain? Serve sostanzialmente a archiviare dati, appunto è una sorta di database, ma in più ha un elemento rivoluzionario, ovvero consente a un gruppo di individui che non si conoscono, non si fidano tra loro e non si vedono perché sono comunque sparsi per tutto il globo, di raggiungere un consenso. Nel caso delle criptovalute il consenso è lo stabilire quante monete sono in possesso di ogni partecipante. Dove sta l'aspetto rivoluzionario? Beh, innanzitutto in precedenza per raggiungere un consenso era sempre necessario che ci fosse un intermediario, quindi una figura a cui tutte le parti coinvolte garantivano insomma una certa affidabilità e del quale riconoscevano come arbitro, giudice, notaio, come riferimento, come un'istituzione, che era quello che stabiliva appunto che coordinava il gruppo di utenti ed era quello che il depositario, diciamo, della verità, quindi il depositario dell'informazione concordata circa quali erano i valori in possesso di ogni persona che faceva parte del gruppo. Tramite la blockchain questo intermediario viene spazzato completamente via, perché gli utenti sono in grado di organizzarsi tra di loro. Tanto per capirci, chi erano questi intermediari? Sono le banche e gli stati che lo sorreggono. Quindi da questo punto di vista la blockchain è rivoluzionaria, perché è in grado proprio di spazzare via la necessità che ci sia appunto un'istituzione centrale che riconosce quali sono i valori posseduti da ogni persona. Ed è per questo anche che si teme spesso che gli stati facciano delle azioni repressive nei confronti di Bitcoin, proprio perché se questo sistema di pagamento dovesse effettivamente prendere piede, lo Stato perderebbe un importante ruolo, ovvero quello di supervisionare la gestione del denaro, perché gli utenti potrebbero autonomamente organizzarsi tra di loro.
Spesso si dice, ma questo non succede già su internet con i pagamenti digitali? È necessario un arbitro, come dicevamo prima, un'istituzione che è concordata da tutti quanti gli utenti che desiderano scambiare denaro con questo mezzo. Nel caso delle carte di credito sono Visa o Mastercard e le banche stesse che utilizzano questi servizi, mentre ad esempio quando facciamo un pagamento con PayPal, semplicemente io pago con PayPal, quindi gli affido i miei soldi, mentre dall'altra parte il venditore riconosce il pagamento come con PayPal e quindi ci autorizza appunto la transazione della merce. PayPal funge da intermediario per il pagamento, mentre invece se io potessi pagare qualcuno tramite criptovalute, gli invierei direttamente il denaro senza bisogno di PayPal come intermediario, appunto perché questa transazione viene registrata sulla blockchain. Quindi in definitiva, proprio per questo motivo, la capacità di raggiungere un consenso senza che ci sia fiducia tra le parti e senza che ci sia un intermediario, per quanto mi riguarda ritengo che la tecnologia di blockchain sia qualcosa di veramente rivoluzionario. Dopo poi ovviamente in questo momento siamo ancora alla fase iniziale della tecnologia, che sta ancora maturando e anche piuttosto lentamente, quindi ci si lamenta spesso che sia estremamente lenta, che i costi delle transazioni siano ancora piuttosto salati. Però questi sono aspetti che possono essere migliorati strada facendo tramite naturale evoluzione del software. Non sono delle limitazioni intrinseche all'architettura o veramente delle lacune nell'idea di base. Quindi le fondamenta sono solide, si potrà migliorare strada facendo. Per questo motivo, ripeto, io credo che blockchain sia rivoluzionaria, un'idea rivoluzionaria. Ovviamente bisognerà vedere se a lungo andare i governi, la società, il mondiale deciderà effettivamente di utilizzarla o meno, ma questo è un altro problema. Allo scopo di stabilire se blockchain sia uno strumento valido, per me è perfettamente così. Parliamo a questo punto rapidamente di Bitcoin e criptovalute. Abbiamo detto che si appoggiano sulla blockchain, che è uno strumento rivoluzionario. Ma loro, le criptovalute, possono essere considerate una truffa? Diciamo che l'aspetto che dobbiamo capire è a che cosa servono questi benedetti Bitcoin e criptovalute. La maggior parte di queste monete si pone come un'alternativa all'uso del denaro, però il problema è che se noi le acquistiamo con questo intento, quindi di utilizzarle come denaro per acquistare beni o servizi, in questo momento rimarremo truffati, questo sicuramente è così. Il motivo è che non c'è ancora molta diffusione e sono pochi gli esercenti che effettivamente accettano criptovalute come metodo di pagamento. Ci sono alcuni certamente servizi che lo fanno, ma più che altro io la vedo come una mossa pubblicitaria, perché semplicemente fa notizia il fatto che ci siano alcuni esercenti che accettano criptovalute per il pagamento, ma non che sia effettivamente un servizio accettato come può essere ad esempio anche solo PayPal su internet. Ci sono poche selezionate realtà che accettano criptovalute, le altre non gliene potrebbe fregare di meno, come si suol dire. Per questo siamo stati truffati? Non necessariamente, nel senso che Bitcoin non sta svolgendo il ruolo del denaro, però in questo momento sta svolgendo il ruolo dell'oro o dei diamanti oppure delle opere d'arte, e quindi considerato un deposito di valore, una sorta di bene rifugio. Quindi chi ha disponibilità economica, non sa come investirla, può pensare di salvarla, se vogliamo, in un bene che ci si aspetta che crescerà di valore in futuro. In questo momento le criptovalute possono essere interpretate in questo modo. Prima di proseguire però chiediamoci, Bitcoin e le criptovalute possono essere forse uno schema Ponzi? Allora, chi era Ponzi? Charles Ponzi. Gli schemi di questo tipo prendono il nome appunto dal loro inventore, questo italo-americano che negli anni 20, credo, avviò il primo metodo, la prima truffa basata appunto sullo schema Ponzi. Come funzionava? Semplicemente venivano riconosciuti degli interessi molto alti a tutte le persone che versavano alla società di Ponzi una quota in denaro, quindi in dollari, perché appunto era in base in America. Qual era l'attività, il business che ci stava dietro, la fonte che generava ricchezza da distribuire ai soci, diciamo così? Assolutamente nessuna. Quindi il denaro che veniva distribuito a tutte le persone che avevano pagato Ponzi per acquistare delle quote del suo business, semplicemente venivano finanziate con le iscrizioni dei nuovi utenti. Quindi io davo i soldi a Ponzi mi dava indietro pian pianino degli interessi
elevatissimi sui soldi che avevo depositato. Da dove li prendeva? Semplicemente dalle quote delle altre persone che si iscrivevano. Quindi come finisce per essere il business, anche in chiave moderna, che è semplicemente lo scopo dei singoli è cercare di assoldare nuove persone, convincerle a pagare la società centrale che gestisce lo schema Ponzi. Ovviamente queste cose finiscono sempre malissimo, perché nel momento stesso in cui non si riescono a trovare un numero di persone sufficientemente elevato per mantenere il flusso del denaro costante, tutta la baracca crolla. E ovviamente più persone sono già iscritte, più servono nuovi utenti per sostenere il flusso del denaro. Questo è come funziona lo schema Ponzi. Quindi Bitcoin può essere interpretato, le criptovalute, come uno schema Ponzi? Diciamo che ci sono alcune similitudini, perché di fatto se nessuno continuasse ad acquistare Bitcoin e criptovalute, il valore del bene sarebbe indefinito. Quindi sicuramente se non ci sono persone che continuano ad acquistare e altre ovviamente a vendere criptovalute, il sistema crollerebbe. Ma permettetemi di fare un esempio molto reale. Personalmente, ad esempio, non sono un appassionato di arte e quindi non riconosco nessun valore in un quadro. Non sono disposto a pagare denaro per ricevere questo tipo di bene. Ecco, potrei ovviamente farlo se fossi in grado poi di rivenderlo, però diciamo che non ho i canali, non ho i mezzi, non ho le competenze, non ci capisco niente, c'è il rischio di comprare una truffa, quindi comunque mi tengo a distanza da questo bene, perché personalmente di appendermelo in casa non me ne frega assolutamente niente. D'altra parte però, se mi vendete un bel computer portatile, molto leggero, un'ottima batteria, un processore velocissimo, per quanto mi riguarda, fate voi il prezzo e io ci sto. Ovviamente non è che il computer abbia un valore elevato e il quadro no, hanno entrambi un valore che ovviamente può essere molto diverso, semplicemente perché c'è un mercato che glielo attribuisce, ovvero c'è qualcun altro nel mondo disposto a pagare una determinata somma per ottenere il bene. Quindi ad esempio provate a vendere un Van Gogh a me per un euro, non ve lo comprerò mai, provate a venderlo per 2 milioni di dollari a un magnate internazionale e sicuramente ve li dà. Non è che lui sia stato fregato, lui attribuisce a questo bene un valore che io personalmente non gli attribuisco. Allo stesso modo, se provate a vendere a me un piccolo computer portatile velocissimo da 1000 euro, ve lo compro immediatamente. Se provate a venderlo a mia bisnonna, alla quale non gliene frega niente della tecnologia, non ve lo compra neanche per 10 euro, perché non gli attribuisce un valore, perché non sa semplicemente cosa farsene. In questo caso è un pochino la stessa cosa, quindi fino a quando c'è un mercato attorno a Bitcoin e criptovalute, hanno un valore definito. Nel momento stesso in cui il mercato va via via scemando per mille motivi, perché non c'è più interesse, perché ci sono delle regolamentazioni troppo strette, perché gli stati lo mettono fuori legge, ecco che anche le criptovalute smettono di avere un valore. Nell'articolo ho dedicato un paragrafo nel confrontare Bitcoin con un vero schema Ponzi del passato, Telex Free, è stata una grandissima truffa, ci sono cascate tantissime persone, hanno fatto una marea di soldi. Però il problema è che tra criptovalute e un vero schema Ponzi ci sono delle differenze intrinseche veramente profonde. Ad esempio, la maggior parte di questi schemi Ponzi, la totalità, c'è una società centrale che sta vendendo questa quota associativa in cambio appunto del riconoscimento di interessi futuri. Nel caso di Bitcoin non esiste una società centrale, nel senso che Bitcoin in questo momento non ha neanche un vero e proprio sito ufficiale, c'è bitcoin.org, ma è semplicemente una risorsa tecnica. C'è bitcoin.com, ma è un sito informativo e non è il sito ufficiale di Bitcoin. Tra l'altro in questo momento bitcoin.com sta sostenendo Bitcoin Cash, che è un fork di Bitcoin in concorrenza con il vero originale Bitcoin, quindi di nuovo non è un sito ufficiale. La differenza più profonda è che mentre per partecipare agli schemi Ponzi è necessario versare del contante appunto a una società centrale, i Bitcoin possono essere generati tramite l'attività di mining che dicevamo in apertura. Oggi, in questo preciso momento, per generare dei Bitcoin servono macchine estremamente potenti e a meno di determinate condizioni non è vantaggioso dal punto di vista economico, però agli inizi i Bitcoin potevano veramente essere generati in autonomia tramite un semplice computer di casa. Chi l'ha fatto oggi ovviamente è diventato un miliardario, io purtroppo mi sono perso il treno, però
Ecco, potevano essere creati senza bisogno di pagare qualcun altro e possono essere ancora creati senza bisogno di pagare una società centrale che comunque non esiste. Ecco, già per questi motivi per me le differenze tra uno schema Ponzi tradizionale e Bitcoin sono talmente profonde da renderle due realtà veramente separate. Apro una piccola parentesi a chi dice che Bitcoin e le criptovalute non hanno nessun valore perché non sono tangibili. Ma ragazzi miei, è una sciocchezza questa, nel senso che neanche quando andate a pagare con PayPal è tangibile, nel senso che cosa fate? Fate login su un sito, inserite indirizzi email e la vostra password per accesso a PayPal e il venditore riceve nient'altro che una email che comunque non è tangibile, ma il denaro comunque lo vede lo stesso. Quindi dire che non è Bitcoin è una truffa perché non è tangibile è una sciocchezza che ignora che già oggi stiamo utilizzando i pagamenti digitali ed elettronici senza bisogno di toccare niente. Perché la carta di credito, se vogliamo dirci che valore ha, è un pezzo di plastica, costerà forse 20 centesimi nella produzione, 1 euro se ci mettiamo anche la distribuzione, ma non è che vale 1 euro, se mi rubate la carta avete accesso a tutto quello che ci sta sopra. Ovviamente possiamo estendere questo discorso a cascata anche sul denaro. Innanzitutto chi dice che Bitcoin non ha valore perché non è supportato da niente, mentre la valuta, quella corrente, l'euro, ha un valore perché è supportata dagli stati centrali, dimentica innanzitutto che circa dal 1971 gli stati non hanno più l'obbligo di conservare nelle banche centrali, nei loro forstieri, la quantità d'oro equivalente alla valuta in circolazione. Quindi è tutto un valore concordato, nel senso che io se ho in mano un euro non è detto che lo Stato, che l'Europa, la banca centrale europea, abbia effettivamente in cassa quell'euro che io ho in mano in questo momento. È tutto un valore concordato, quindi di fatto lo Stato non supporta in nessun modo il valore, semmai saranno i cittadini che attribuiscono a quell'euro il valore di un caffè perché sanno che più o meno questo è il suo potere di acquisto. Però ecco che se io non riconosco più nell'euro, non lo accetto più per vendere la mia merce, il mio servizio, il mio bene, e tutti gli altri fanno uguale, ecco che di nuovo questo pezzo di nickel che ho in mano non ha più nessun valore, allo stesso modo di come non avrebbe nessun valore un Bitcoin. Cosa voglio dire concludendo? Che di nuovo sia euro e sia Bitcoin hanno lo stesso valore perché la società ha deciso, ha stabilito, ha concordato, questa è la chiave, ha concordato che entrambi abbiano un determinato valore. La differenza è che il valore dell'euro come moneta o del dollaro tende a essere a rimanere un pochino più costante, mentre Bitcoin, essendo per il momento un bene speculativo, tende a avere dei forti rialzi e ribassi. Tengo a precisare comunque che anche l'oro ha lo stesso tipologia di andamento, di rialzo e ribasso, non ha un prezzo costante. Quindi di nuovo la chiave secondo me di tutto il discorso è che Bitcoin non deve essere confrontato in questo momento con il denaro, ma deve essere confrontato con un bene utilizzato come deposito di valore, quale possono essere oro, diamanti o opere d'arte. Ciò premesso, da questo video credo che abbiate capito che la mia personale posizione è che Bitcoin e le criptovalute non siano una truffa nel modo più assoluto. Questo non significa però che tutte le criptovalute e tutto l'ecosistema che sta girando intorno a questo mercato sia perfettamente lecito, anzi le truffe ci sono e come, ci sono moltissimi progetti, BitConnect ad esempio mai sentito, che sono effettivamente degli schemi Ponzi fatti appositamente per truffarci, e moltissime altre tipologie di rischi per chi investe su questi nuovi tipologie di asset, questi nuovi beni. Ho pubblicato un articolo su turbola.it con tanto di video, trovate il link qua sotto, con gli approfondimenti alle tipologie di truffe principali che dobbiamo conoscere per rimanere al sicuro ed operare senza che ci rubino i denari. Cosa ci aspetta per Bitcoin e le criptovalute nell'immediato futuro? Beh, secondo me la possibilità che sostituisca il denaro corrente è decisamente bassa, nel senso che in questo momento il numero di persone che stanno trafficando con Bitcoin e criptovalute è decisamente basso, si parla comunque di qualche milione di persone, ma comunque è troppo poco, nel senso che non c'è una penetrazione realmente capillare all'interno della società perché si possa pensare di utilizzarlo come denaro per i pagamenti di tutti i giorni, oltre al fatto che comunque il valore è troppo instabile per
perché possa essere utilizzato per pagare dei beni. Di fatto poi ci sono tutti gli ostacoli che metterebbero in campo i governi e le banche per non essere scalzati, perché, signori miei, se i governi e le banche perdono la sovranità sul denaro, come potrebbe effettivamente essere, perché i presupposti ci sono tutti per Bitcoin perché questo succeda, di fatto perdono controllo sulla popolazione, e questo non è pensabile che avvenga senza che ci sia quantomeno una resistenza feroce. Se questa resistenza feroce avrà l'effetto voluto, Bitcoin diventerà illegale o quantomeno estremamente difficile da utilizzare, e quindi la possibilità che effettivamente venga accettata dalla gran parte della popolazione raggiungerebbe comunque lo zero, perché pensate solo se un sito come Amazon si metterebbe mai ad accettare come metodo di pagamento qualcosa come Bitcoin una volta che venisse considerato illegale, completamente illegale, o qualsiasi altro tipo di criptovaluta ovviamente. Gli scenari più plausibili, secondo me, sono sostanzialmente due: o si continuerà ad utilizzare Bitcoin e criptovalute come deposito di valore ed eventualmente per costruirci sopra vari tipi di applicazioni decentralizzate, ma questo è tutto un discorso tecnologico. Mi aspetto comunque che Bitcoin e le criptovalute rimangano principalmente un deposito di valore e di tecnologia, eventualmente, se vogliamo così. Questo potrebbe essere uno scenario. L'altro scenario è che appunto in questo momento lo reputo meno plausibile, ma che effettivamente ci sia un evento cataclismatico, quale può essere il crack di un grossissimo exchange, pensate solo al crack di Binance o di Coinbase, che effetti devastanti avrebbe su tutto il mercato. Questo attiverebbe un mercato discendente, di prezzo discendente, che potrebbe durare molti anni. Se questo mercato continuasse a scendere, scemerebbe anche l'interesse e quindi per forza di cose ci si comincerebbe a dimenticare di Bitcoin e criptovalute. Non è detto che questo avvenga per sempre, potrebbe succedere benissimo che dopo un paio d'anni il prezzo ricominci a salire perché l'interesse riparte, però comunque stiamo parlando di eventi che, in caso effettivamente accadessero, porterebbero le criptovalute verso una fase discendente prolungata, se non altro. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto, grazie per avermi ascoltato, vi chiedo, se il video vi è piaciuto, di fare come sempre clic sul pollice verso l'alto qua sotto, per me è molto importante, e vi ringrazio come al solito se lo farete. Per non perdervi i miei video futuri, iscrivetevi al canale di nuovo cliccando sul pulsante qui sotto, e vi invito, se avete opinioni riguardo a tutto quello che ho esposto in questo filmato, a raccontarmi cosa ne pensate, quali sono le vostre aspettative per Bitcoin, che cosa credete che succederà in futuro ed effettivamente se sia una truffa oppure no, utilizzando i commenti qua sotto. Non riuscirò a rispondere a tutti, ma vi leggerò sempre con molto interesse ed eventualmente farò un video ricapitolativo successivo citando i commenti più interessanti. Grazie e a presto, ciao!